Allora, eccoci di nuovo qui. Abbiamo fatto un cambio di scena velocissimo, quasi professionale. Ieri abbiamo introdotto questa nuova formula, è la prima volta che facciamo un dopo forum. Questa 29ª edizione ha introdotto questa novità. I lavori finiscono alle 18, ma dalle 18 fino alle 20:30 abbiamo la possibilità di continuare a stare insieme. E l'abbiamo fatto cominciando ieri con questo spettacolo. È un'iniziativa che nasce insieme a una compagnia che si chiama Company Stalk, che è un'iniziativa a sua volta di una società che si chiama Go to Market. Ieri ho fatto parlare anche l'amministratore delegato, che oggi non vedo, comunque Andrea Totti. Insieme a loro abbiamo immaginato di chiudere il Forum PA, ogni sera di Forum PA, con una storia. Ieri c'è stata la storia di Google. Oggi c'è la storia di Amazon, domani, scusate, Facebook, domani ci sarà quella di Amazon. Come ieri vi ho detto, vi ho anticipato, le storie che racconteremo sono riportate in questi libretti che troverete all'uscita, che possono rimanere appunto anche come un momento di ricordo. Non so chi di voi c'è stato ieri, chi c'era ieri? Ah, quindi vi è piaciuto. Beh, quindi è inutile che vada avanti nella presentazione. Avete visto come funziona? È una narrazione molto bella che nasce con una logica, io dico quasi del cantastorie, questa scenografia semplicissima, che però poi invece secondo me è molto efficace per portare avanti questa linea rossa della storia. Vi dicevo ieri, ma gran parte di voi già lo sapete, l'altra novità è che abbiamo individuato un presentatore che introduce lo spettacolo, e che questi giorni a Forum PA ha visto in diverse vesti. L'abbiamo presentato appunto come intervistatore, l'abbiamo visto come relatore, l'abbiamo visto in tanti altri aspetti, e stasera lo vediamo anche appunto in questa veste inedita di presentatore. Non vado avanti, visto che gran parte di voi c'erano anche ieri, nel presentare Luca Attias. Ce l'ho. Grazie a tutti di essere qui. Vi chiederei di prolungare l'applauso, soprattutto per quello che è successo ieri a Tiziana Sensi, attrice e regista anche di Company Stalks. E qui lo devo leggere perché è argentina. Melody Raquel Quinteros, va bene come la pronuncia, che era la violinista estremamente in gamba. E c'è una frase che Tiziana ha detto ieri, che me la sono scritta, una frase famosa di Larry Page: non metterti in mezzo se non puoi aggiungere valore. E non capisco perché, mentre Tiziana recitava, continuava a guardarmi. Nel senso, io sto qua, fa il presentatore, so io che vi ho portato qua, quindi ve la sorbite questa cosa. E un'altra cosa che ho notato ieri è che alla fine dello spettacolo si sono avvicinate un botto di persone, quasi una cinquantina, che mi hanno ringraziato. Cioè, di solito questo non avviene, nel senso, quando ho fatto le mie presentazioni a Forum PA, qualcuno si avvicina per farmi i complimenti, qualcuno per mandarmi a quel paese, insomma, per farmi delle critiche, però il fatto che mi hanno ringraziato perché molti hanno percepito quello che io ho scritto insieme a Andrea, sia fatto nelle interviste, ma anche negli articoli che abbiamo scritto, dell'utilità di seguire un evento come questo. E questo mi ha fatto molto piacere, perché io sentivo la responsabilità di aver portato qua una performance di questo tipo, e la reazione è stata veramente molto positiva. E vedere un numero così anche il secondo giorno a Forum PA è veramente, secondo me, molto molto significativo. Faccio una breve introduzione, che ho già fatto ieri per quelli che vengono qua per la prima volta, qualcuno quindi se la risentirà. E io mi sono imbattuto casualmente nelle Company Stalks e sono rimasto, come ho scritto anche, folgorato dalla qualità del prodotto. È quello che oltre alla qualità, diciamo, di attori professionisti veramente bravissimi, ma che interpretavano dei monologhi veramente molto complessi, perché la sceneggiatura, che era di altissimo livello e scritta con una grande qualità, era anche difficile da interpretare. Quindi una miscela, tra l'altro unica mai vista, che ho pensato subito poteva essere portata a Forum PA
e poteva essere in qualche modo il proseguimento professionale di quello che noi avevamo fatto nel 2015 con quello spettacolo che ebbe un discreto successo, che si chiamava Etica Digitale e Follia, organizzato appunto all'auditorium del Palazzo dei Congressi, e per questo mi sono messo la maglietta Pink Floydiana che riportavo in quella, e mi sembrava una continuazione che poteva avere un impatto culturale interessantissimo appunto per i dipendenti pubblici e anche, diciamo, tutta una serie di altre persone magari dipendenti pubblici non sono. Ora io faccio una piccola parte introduttiva, e la parte introduttiva la inizio in questo modo perché a Forum Pia, chi mi esegue da tanti anni, sa che oltre a fare il salto in banco, insomma, mi hanno anche chiamato per far capire qual è la differenza tra un attore professionista come loro e un salto in banco della pubblica amministrazione, e oltre a fare questo sono anche un sognatore, e l'ho riportato spesso in pubblica amministrazione l'idea che è importante darsi obiettivi anche sfidanti, magari raggiungerli parzialmente, ma anche per dare un esempio. E in questo, diciamo, l'idea dei sogni realizzati, che sono quelli che vengono raccontati qua, a partire dall'idea di Andrea, sogni realizzati come Google, Facebook o Amazon, e i sogni da realizzare che ci sono nella pubblica amministrazione o più in generale in tematiche. Ieri abbiamo visto, analizzato quella del premio Nobel per l'ICT, un sogno da realizzare, comunque un primo step si è ottenuto. E ho intitolato la performance, diciamo, questa piccola performance, Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di vivere e sognare, di correre il rischio di vivere i propri sogni, con una frase di Paolo Coelho, e la sigla iniziale è questo brevissimo video. Io penso che un uomo senza utopia, senza sogno, senza ideali, vale a dire senza passioni, senza slanci, beh, sarebbe un mostruoso animale fatto semplicemente di istinto e di raziocini. Ecco, De André è probabilmente la persona che in questi anni il personaggio che ho citato di più, per me uno dei più grandi poeti italiani, per me tra un po' di tempo verrà paragonato a Leopardi e a Dante, e mi piaceva proprio iniziare in questo modo la performance. E oggi vediamo di che si... Qual è il mio secondo sogno? Buonasera. Il digital divide, perdonatemi se leggo, mi permetto perché è un articolo che abbiamo scritto noi, ma ricordarlo a memoria non potete chiedermelo. Il digital divide è un concetto multidimensionale, multidisciplinare e in continua evoluzione, la cui definizione deve essere necessariamente dinamica e versatile, tale da consentire di seguire e assimilare i continui mutamenti e le numerose opportunità innovative offerte dalla tecnologia abilitante i processi di digitalizzazione. Con l'espressione digital divide ci si riferisce al divario esistente fra singoli individui, gruppi sociali, imprese e stati nazionali, in riferimento all'accesso, reperimento e fruibilità delle informazioni, all'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie, alla concreta disponibilità di adeguati strumenti tecnologici, all'interazione conscia con i social network, all'impiego responsabile dei social media e al mantenimento delle potenzialità della società dell'informazione e dei nuovi dispositivi al trascorrere del tempo, al mutare del contesto sociale, culturale e politico e in seguito a variazioni delle condizioni lavorative o economiche. Con la locuzione accesso, reperimento e fruibilità delle informazioni si intende riferirsi alla possibilità di usufruire di appropriata connettività, sia fissa che mobile, alla presenza nella popolazione di diffuse e consolidate competenze digitali, specialmente sull'utilizzazione di internet, nonché alla disponibilità di servizi online, specialmente pubblici,
di qualità tale da sostenere e accrescere la propagazione dei processi di digitalizzazione. Tenuto conto che oggi la civiltà di un paese si misura anche dal grado di digitalizzazione raggiunto o dal grado di consapevolezza digitale raggiunto, il digital divide genera inevitabili diseguaglianze e differenze in riferimento al quadro geostorico e geopolitico, sia sul piano individuale che collettivo, con diverse ripercussioni molto spesso negative sull'organizzazione sociale, sull'evoluzione culturale e sul progresso complessivo dell'intera popolazione mondiale. Aggiungo solo un pezzo. Una cosa è certa, sparirà solo se ce ne occupiamo seriamente. Grazie a Michele, anche lui al 12° impegno al Forum Piadi quest'anno. Ecco, il sogno che oggi vi racconto è quello dell'abbattimento del digital divide, anzitutto italiano ma più in generale mondiale. E quello che ha letto Michele è una nuova definizione di digital divide che, diciamo, poi il caso ha voluto, che è stata pubblicata oggi su una rivista scientifica, proprio oggi, ma questo non era... E una definizione che abbiamo scritto io e altri tre insieme a Michele, Alessandro e Maurizio, perché sul web ancora si trova la definizione di digital divide che diedero Bill Clinton e Al Gore intorno al 96, una definizione assolutamente obsoleta, anche su Wikipedia si trova questa definizione, per cui ci sembrava diciamo utile da un punto di vista culturale, scientifico, ma anche per inquadrare bene il problema e spiegare che il digital divide non può essere più quello della mancanza di accesso alle strumentazioni informatiche, ma è un problema di culturale di tipo diverso, e trovare una definizione soprattutto che fosse indipendente dal tempo, che potesse, diciamo, salvo limiti impossibili da prevedere, utile anche tra 20 anni, e questo ci è stata pubblicata da una rivista universitaria scientifica e speriamo che possa essere diffusa. Ma qual è, secondo me, quale possono essere le idee per abbattere il digital divide? Scusa, oggi Luca, scusa, il contributo che dovevamo mandare anche oggi c'è un'interferenza. Cioè, scusa. Cioè, che succede? Mi chiamo Saita Akul, ma se preferite potete chiamarmi Sal. Agisco in rappresentanza di una confederazione di più di 1 miliardo di pianeti molto più evoluti del vostro, di meno evoluti a dire il vero non so se ne esistono. E abbiamo deciso di ribellarci allo scempio dei penosi discorsi che Luca Attias fa al Forum Pia e che da anni fanno il giro di migliaia di galassie provocando suicidi di massa in molti pianeti. Abbiamo anche rapito Carlo Mochi Sismondi e Gianni Dominici per mettere una volta per tutte la parola fine su quello che è stato uno degli spettacoli più indecenti della storia dell'iperumanità. Li abbiamo depositati a Nuvola 77, il più lontano dei pianeti della galassia più lontana, più o meno vicino alla nuova fiera di Roma. Forse in futuro sentirete questo piccoletto con l'intelligenza molto artificiale che vi dirà che per abbattere il digital divide nel vostro paese bisogna sviluppare una riforma che introduca l'educazione alla cittadinanza digitale come materia di base fin dalla scuola dell'obbligo. Che tutte le facoltà universitarie debbono confrontarsi con una società digitale e che andrebbero inoltre equilibrate le iscrizioni per facoltà riportando i numeri a standard europei, aumentando gli studenti nelle discipline scientifiche. Che servirebbe una grande opera di comunicazione della cultura digitale, che dovrebbe diventare un punto fondamentale dell'agenda politica e che di conseguenza anche i media, non solo quelli specializzati, dovrebbero assumere competenze per essere all'altezza di affrontare questa sfida, mentre oggi se ne occupano poco e male.
Invece la Confederazione la vede in altro modo, servono soluzioni più radicali per salvare il vostro paese. Non so, qualcuno di voi ha mai visto il famoso film L'invasione degli ultracorpi? I miei fratelli e sorelle sostituiranno progressivamente tutta la classe politica e dirigente di questo paese. Per sostituire ATIAS abbiamo dovuto sviluppare un prodotto ad hoc basato sulle più innovative nanotecnologie e sottolineo la parola nano. Ci siamo poi lasciati un po' prendere la mano e visto che ci stavamo abbiamo anche sostituito i componenti della vostra nazionale di calcio. Altrimenti ai mondiali ci tornavate nel 3000. Con l'auspicio che si tratti dell'ultimo forum PIA della galassia. Salvi ringrazia per l'attenzione e vi saluta a nome dell'intera Confederazione. Mi tormenta ormai dall'inizio del forum PIA, ha sempre una parola carina nei miei confronti. E Mark Zuckerberg è qualcuno che ha aiutato ad abbattere il digital divide o è qualcuno che ci ha spappolato il cervello e è entrato nelle nostre vite e ci ha fregato la nostra privacy? Ecco, tra un po' ne sapremo un po' di più. Buon divertimento e buono spettacolo. Causa di un divorzio su tre e di un tradimento su due, anzi in realtà di due su due, solo che il secondo ancora non lo sa. Voleva farci trovare i nostri vecchi compagni di scuola e invece ci sta facendo trovare nei guai. Si chiama Facebook e l'ha inventato Mark Zuckerberg. Zuckerberg, il cui matrimonio sembra invece andare a gonfie vele, forse perché lui e sua moglie Priscilla se ne tengono saggiamente alla larga. Ma Facebook non è solo il capolinea dei matrimoni, Lo è anche delle assunzioni. Allora, avete appena ottenuto un importante appuntamento per un colloquio di lavoro e il vostro è il miglior curriculum del circondario. Le faremo sapere. Dopodiché, silenzio, il che vuol dire bocciati. Senza aver detto nemmeno una parola, peggio, senza esservi nemmeno presentati. Il paradosso è che il motivo che vi ha fatto finire dritti dritti nell'elenco dei candidati che sono stati scartati l'avete prodotto proprio voi qualche mese fa. Vi ricordate? È una fotografia che voi avete postato sul vostro profilo Facebook. La fotografia risale all'addio al celibato del vostro amico Giovanni. In questa foto voi siete accasciati su un divano, ubriachi fradici, abbracciati a un enorme peluche di Winnie the Pooh,
con una cravatta in testa tipo ultimo dei moicani e un paio di mutandine di pizzo rosse infilate sopra i pantaloni. Già che ci siamo, Giovanni, sta in campana pure te, te l'ho detto come rischia di finire il tuo matrimonio. Esagerato? Dite che sono esagerato? Beh, io non direi, visto che al 35% dei capi del personale è capitato di aver bocciato potenziali candidati dopo aver trovato contenuti inappropriati o inopportuni sui loro profili social. Questo almeno è il risultato di una ricerca del 2015 dell'Agenzia di Risorse Umane ADECCO. Ora, stiamo parlando da poco più di un minuto e già abbiamo previsto un futuro a rischio per quanto riguarda amore e lavoro. Non ci riesce nemmeno il mago Otelma. Ci riesce invece Facebook, il mezzo con il quale la curiosità mondiale per i fatti degli altri ha trovato un passaggio in autostrada viaggiando su un algoritmo. Un meccanismo così seducente da avvinghiarci in maniera quasi compulsiva in tante di quelle 150 volte al giorno in cui siamo lì a consultare lo smartphone. Ma perché? Che ci andiamo a fare? Sostanzialmente, noi oggi apriamo Facebook come prima aprivamo il frigorifero durante i momenti di noia. Non abbiamo nulla di particolare da fare, ma nonostante ciò continuiamo a tenerlo aperto. Perché? Perché è comodo. Perché è utile. Perché ci stanno tutti. Perché se non lo aprissimo avremmo la sensazione di rimanere esclusi, di perderci qualche cosa di importante, perché come faremmo senza? Qualcuno un giorno ha detto: noi stiamo a Facebook come centinaia di milioni di calamite stanno ad un enorme frigorifero. Ma allora la domanda è: qual è la forza magnetica che tiene queste centinaia di milioni di calamite aggrappate a questo frigorifero? Ci stiamo perché siamo animali sociali e Facebook è il mezzo migliore per incontrare e conoscere nuova gente. Anche se poi in realtà le statistiche ci dicono che solo il 3% dei nostri contatti sono persone che non conosciamo già nella vita reale. Ah, e non servivano neanche le statistiche, ce lo dice lo stesso Facebook nel suo slogan. Facebook aiuta a connetterti e a rimanere in contatto con le persone della tua vita. Cioè, tradotto, persone che già conosci nella vita reale. Allora forse ci stiamo perché però è un mezzo ideale per rincontrare persone a cui teniamo ma che abbiamo perso di vista, che non vediamo da una vita, i vecchi vicini di casa a cui siamo affezionati, oppure quei conoscenti che non sentiamo da tanto tempo, i compagni delle elementari. Sì, il problema è che una volta che li abbiamo trovati, li abbiamo chiesto l'amicizia, li abbiamo aggiunti su Facebook, ci ricordiamo del perché non li sentivamo e vedevamo da una vita. Dice, forse ci stiamo perché risponde al nostro bisogno di far sentire la nostra voce. Anche se poi sempre le statistiche ci dicono che più del 50% degli utenti su Facebook è silente e il 42% addirittura non fa proprio niente. Forse ci stiamo perché, essendo pieno di contatti, contenuti, link, video, informazioni, ci aiuta a risparmiare tempo. Ma che? Semmai è il contrario. Facebook oggi è una delle cause principali di perdita di tempo e di concentrazione dei nostri giorni. Per alcuni un vero e proprio disturbo che gli esperti hanno chiamato FADE, Facebook Addiction Disorder. Dice, allora ci stiamo perché comunque serve per promuovere la nostra attività. Che tradotto vuol dire che se io adesso voglio riempire questo auditorio con questo monologo, posto l'evento su Facebook e sto. Da solo sto. Perché il problema è che il tasso di conversione da parteciperò a una partecipazione reale in carne e ossa è veramente molto basso. Su 300 persone che cliccano parteciperò a un evento, se ne presentano se va bene sì e no 30. E magari sono le stesse 30 persone che sarebbero venute comunque, anche senza l'evento su Facebook. E guardate che non parlo solo di me, alle aziende non va meglio. Bisogna arrendersi. C'è un unico, solido e solito motivo per cui Facebook ha spopolato. Perché Facebook è stato il primo. Il problema è che Facebook non è stato il primo. E neanche il secondo. E neanche il terzo. In principio fu Six Degrees.
SixDegrees.com è un social network che nasce nel 1997 e parte dalla teoria dei 6 gradi di separazione, quella teoria per cui ogni essere umano sulla Terra è legato a qualunque altro essere umano sulla Terra da una catena di conoscenze lunga massimo 5 individui. Il problema è che nel 1997 internet non è né così veloce e né così diffuso come oggi. E nonostante il successo iniziale di più di 3,5 milioni di iscritti, il sito muore proprio per la mancanza di persone connesse. Allora, le persone connesse non ci sono, però l'idea di un social network era buona. Infatti, qualche anno dopo, nel 2002, nasce Friendster, un altro social network, molto più simile a quelli che conosciamo oggi. Si possono ritrovare gli amici, condividere contenuti, contatti, immagini, insomma, funziona come un vero e proprio social network. E infatti ha un successo pazzesco nei primi mesi, dirompente, conquista 90 milioni di utenti in pochi mesi. Un successo bruciante che lo porta dritto dritto nel baratro del fallimento. Eh sì, perché il problema è che il sito non aveva abbastanza server per sostenere questa mole improvvisa di traffico. Allora, questa volta le persone connesse ci sono, però il sito non è tecnicamente preparato a sostenere questa mole di traffico. L'anno dopo, 2003, nasce MySpace. Questa volta le persone connesse ci sono, i server ci sono e MySpace punta tutto sulla personalizzazione. Ognuno può creare la propria pagina, modificarla come vuole, aggiungere foto, sfondi, cambiarne addirittura l'architettura. E poi per la sponsorizzazione puntano dritti sui locali dove si fa musica dal vivo. In pochi mesi diventa imprescindibile. Qualunque musicista ha la sua pagina MySpace. Pensate che cantanti come Adele e Micca diventano famosi, conosciuti e vanno al successo proprio grazie a MySpace. Insomma, MySpace funziona. Il problema è che MySpace... innanzitutto punta tutto sugli pseudonimi, sui nickname, per cui per contattare un amico bisogna anche conoscere il nickname. Inoltre gli pseudonimi danno luogo a dei comportamenti, diciamo, alle volte inopportuni. E poi, per esempio, per parlare con un amico bisogna andare sulla bacheca di quell'amico, scrivere un messaggio e poi tornarci periodicamente per controllare se ci ha risposto. E così per ogni amico che conosciamo. Un sistema decisamente macchinoso. Ma in tutto questo, Mark Zuckerberg dov'è? Che cosa fa? Mark Zuckerberg nasce a White Plains nel 1984, White Plains è nello stato di New York, e nel 1996, cioè un anno prima di SixDegrees.com, si inventa Zucknet. Zucknet cos'è? Zucknet è un programma che mette in comunicazione diretta i vari computer del padre, alcuni situati nello studio, altri nella casa, ma comunque tutti quanti all'interno dello stesso edificio. Li mette in comunicazione in modo tale che i membri della famiglia potessero comunicare direttamente fra di loro. Cioè, tradotto, questo tizio nasce nell'84 e a 12 anni praticamente si inventa Messenger. Lui dall'inizio possiede una caratteristica fondamentale, è capace di risolvere problemi grazie alla sua passione per la programmazione. Di lui gli insegnanti dicono che è un ragazzo brillante, che è un ragazzo con una grande capacità di concentrazione, di applicazione, un ragazzo a cui è difficile stare dietro. Infatti, nei primi anni del liceo, insieme a un suo compagno di classe, Adam D'Angelo, inventa Synapse Media Player. Synapse Media Player è un programma che, grazie a un'intelligenza artificiale, riesce ad analizzare i gusti musicali degli utenti e poi a proporre selezioni musicali mirate persino in base al momento della giornata in cui è meglio ascoltarle. Funziona così bene che i due dopo un po' ricevono delle proposte di acquisto per il brevetto. Una di queste proposte ammonta a 2 milioni di dollari. I ragazzi però rifiutano perché nel contratto d'acquisto era presente una clausola per la quale i due avrebbero dovuto lavorare per 3 anni alle dipendenze dell'azienda che acquistava, mentre Mark e Adam volevano fare l'università. Quando qualche anno dopo si stancano di sviluppare Synapse Media Player e provano a venderlo, non c'è più nessuno che vuole comprare. Ora, noi staremo ancora lì a dare craniate contro il muro per l'occasione che abbiamo buttato. Lui invece
la definisce una learning experience, un'esperienza per imparare. Se non altro, ha imparato che la sua passione per la programmazione può essere anche remunerativa. Ma vedete, a Mark i soldi non interessano, beato lui. A lui interessa programmare, lui vuole sviluppare le sue idee e infatti, appena iscritto all'università, proprio nella prima settimana, inventa CourseMatch. CourseMatch è un sito dove gli studenti entrano e possono vedere quali corsi di studio hanno scelto i loro compagni e quindi orientare anche le proprie scelte e inoltre formare gruppi di studio. CourseMatch possiede una caratteristica fondamentale per il suo successo. Quando qualcuno entra sul sito, trova persone che già conosce nella vita reale. E sì, se il sito gli piace, è stimolato a invitare chi ancora non è nel sito. Questa dinamica vi ricorda qualcosa? Ovviamente il sito ha un successo incredibile, centinaia di utenti cominciano a utilizzarlo nei primi giorni, ma come qualcosa ha successo, Zuckerberg è già concentrato su tutt'altro. Infatti, qualche mese dopo, sempre dalla rete di Harvard, lancia un altro sito che si chiama FaceMesh. FaceMesh è praticamente un gioco. Si tratta di eleggere la persona più bella del campus mettendo a confronto e votando le foto dei vari studenti iscritti. Diciamo che in Italia Enzo Mirigliani stava facendo la stessa cosa dal 1946 con un concorso dal vivo che si chiamava Miss Italia e che stava avendo parecchio successo. E infatti anche FaceMesh ha parecchio successo. Se pensate che rimane online soltanto 4 ore e viene visitato da 450 studenti che esprimono la bellezza di 22.000 preferenze tra le foto messe a confronto. Foto che però, diciamolo subito, Mark ha scaricato hackerando il sito dell'università. Infatti, è costretto a chiuderlo poco dopo quando alcuni gruppi studenteschi, soprattutto gruppi studenteschi femminili, protestano per aver trovato le proprie foto online senza alcuna autorizzazione. Lui ovviamente si scusa, è costretto a chiudere immediatamente il sito, paga anche una multa in denaro, però impara ancora. Impara che un sito nato per gioco e che si rivolge a una comunità fondamentalmente ristretta, come quella di Harvard, può avere un successo immediato e dirompente. Allora, proviamo adesso a mettere insieme tutti gli elementi chiave delle esperienze che abbiamo visto fino a questo momento. Dunque, siamo divisi da qualunque altro essere umano sulla Terra da una catena di conoscenze lunga massimo 5 individui, sixdegrees.com. Questo vuol dire che come esseri umani ci sentiamo profondamente legati gli uni agli altri. Il successo dei primi social network, Friendster, sta a dimostrare che noi ci sentiamo veramente umani solo quando possiamo interagire con gli altri. Però per noi interagire vuol dire anche mostrarci agli altri, far sentire la nostra voce e condividere il nostro spazio, MySpace, che vuol dire proprio il mio spazio. Questi legami sono importanti per noi, fondamentali. Per esempio ci aiutano e ci guidano nel corso delle scelte importanti della vita, come il corso di studio, CourseMatch, ma ci fanno anche divertire. FaceMesh, ci fanno sentire parte di un'unica razza, quella umana, ma contemporaneamente ci danno la possibilità di creare e di scegliere le comunità a cui appartenere, i meetup. Ci danno la possibilità di far sentire la nostra voce, i blog, e contemporaneamente di ascoltare le voci di coloro a cui siamo più legati, le chat. Ora, prendete questi 8 elementi, fondeteli in un unico prodotto e quello che ottenete è Facebook. Semplice, immediato, trasparente. Niente pseudonimi, niente nickname, ognuno è se stesso e può trovare chi già conosce nella vita reale. Io in un attimo posso sapere se Andrea è fidanzato e single, quali film piacciono a Tiziana, dove va in vacanza Luca, insomma posso farmi gli affari di tutti. Signori e signori, il meccanismo
alla base del successo di Facebook è finalmente chiaro a tutti. Non è il suo algoritmo. Signori e signori, il meccanismo alla base del successo di Facebook è... questo. Questo. Signori, questo... questo è l'algoritmo più azzeccato della storia. Questo è il collante che tiene l'umanità avvinghiata intorno allo stesso focolare ovunque e dalla notte dei tempi, ad ascoltare e a raccontare. Un meccanismo che fa così tanto parte di noi stessi che gli esperti lo definiscono FOMO, Fear of Missing Out, paura di rimanere fuori, paura di rimanere esclusi. Un meccanismo immediato, gratuito, veloce. Apri la porta di casa, prendi la tua seggiola, la sistemi, ti siedi e cominci. Signori, questa roba qua è Facebook senza la seccatura delle notifiche. Zuckerberg non ha fatto altro che prendere questo meccanismo e metterlo ovunque, persino nelle nostre tasche. Noi ovunque andiamo e abbiamo una connessione a internet, possiamo prendere la nostra seggiola virtuale, sederci e cominciare a osservare quello che succede nel piccolo paesino abitato dai nostri contatti. Del resto, scusate, se ci pensate, nel momento in cui Facebook nasce, cioè nel 2004, Harvard è un paesino di 6.000 anime. Un paesino dove più o meno si conoscono tutti, almeno di vista. Più o meno tutti condividono gli stessi spazi, le stesse esperienze e, come molti paesini di provincia, è un posto esclusivo che ci tiene a rimanere tale. Infatti gli studenti di cosa avevano bisogno? Cosa chiedevano? Chiedevano da un lato un mezzo per facilitare la formazione di gruppi di studio e quindi di condivisione del materiale e dall'altro un mezzo che permettesse l'organizzazione di feste ed eventi mantenendo fuori dalla cerchia le persone che non facevano parte dello stesso Ateneo. Infatti sia ad Harvard che in altri atenei all'inizio dell'anno ai ragazzi veniva distribuito un elenco dove c'era nome, cognome, foto e alcune informazioni principali di tutti gli studenti e facevano questo per favorire la socializzazione. E sapete come si chiamava questo elenco? Questo elenco si chiamava The Facebook. E se un giorno Groucho Marx spiazza il suo auditorio con la celebre frase «Non vorrei mai far parte di un club che accettasse uno come me fra i suoi soci», Zuckerberg capovolge invece in maniera diametralmente opposta questa affermazione. «Vorrei far parte di un club solo se posso incontrare gente come me». Questa, allora, è la chiave del successo, almeno all'inizio, nel momento della sua creazione. L'esclusività. Ora, qualcuno dice che quest'idea Mark l'abbia in realtà rubata ad altri tre studenti di Harvard. Per la precisione, i gemelli Tyler e Cameron Winklevoss e Divya Narendra. Tre studenti di Harvard, i quali stavano lavorando ad un progetto di un social network destinato alla comunità di Harvard chiamato Harvard Connection. Loro volevano creare un progetto per l'organizzazione di feste ed eventi e avevano previsto che per entrare sul loro social sarebbe stata necessaria la mail di Harvard. Zuckerberg fa sua questa idea e poi la applica a The Facebook. Ora, il film The Social Network racconta proprio questa storia, anche se in realtà nessuno, tranne i loro protagonisti, sa veramente com'è andata. Sta di fatto che The Facebook nasce il 4 febbraio del 2004 e solo nella prima settimana di vita raccoglie 3.000 utenti iscritti, cioè la metà della popolazione di Harvard. Essendo un club esclusivo, ovviamente, Zuckerberg elimina tutti i problemi legati alla privacy e al copyright che avevano affossato FaceMesh. Infatti la sua esclusività fa in modo che tutti vogliano iscriversi, tutti vogliano farne parte e quindi tutti cedano volontariamente le proprie informazioni e la propria fotografia. Ma benché nasca soltanto per una comunità ristretta come quella di Harvard e benché il suo creatore, Zuckerberg, sia uno studente di appena 19 anni, a lui è subito chiaro qual è
il primo problema tecnico da affrontare per far andare avanti il sito. I server. Vi ricordate Friendster? Lui in un'intervista dice: ho bisogno di server così come ho bisogno di cibo. Poi si corregge e aggiunge: no, magari potrei andare avanti qualche giorno senza mangiare, ma senza server il sito è perduto. Ovviamente però c'è anche un altro problema. Zuckerberg studia anche psicologia ad Harvard e sa benissimo che nessuno può andare avanti in un progetto simile a lungo da solo. Ha bisogno di collaboratori, ha bisogno di attirare persone fidate, di fidelizzarle, di farle appassionare al suo progetto, di motivarle, valorizzarle e poi tenerle accanto a sé. Gli americani chiamano questa abilità people management e secondo il World Economic Forum questa è una delle 10 caratteristiche che saranno fondamentali da qui ai prossimi 2 anni nel mondo del lavoro per emergere e per sopravvivere. People management vuol dire innanzitutto sapere di chi hai bisogno accanto a te in quel momento, poi riuscire ad attrarlo, a valorizzarlo e a trattenerlo. Allora siamo nel momento della nostra storia in cui Mark ha bisogno di allargare la sua platea di server, ma ovviamente affittare server ha un costo. Decide allora di condividere la sua idea con un altro studente di Harvard, Eduardo Saverin, uno studente di economia che è anche l'ex presidente dell'Associazione Investitori dell'Università. A lui cede il 30% della neonata società, il ruolo di direttore finanziario, nonché di socio cofondatore del sito. In cambio ottiene un investimento di $1,000 che avrebbero garantito al sito 2 mesi di vita. Quando dopo 3 settimane tutta Harvard è conquistata, Zuckerberg pensa subito a espandere la sua creatura in altre università, ma per fare questo c'è bisogno di altro denaro e di altro lavoro. Saverin investe subito altri $20,000, Mark invece si dedica a reclutare programmatori giovani e motivati. Il primo a entrare nella squadra si chiama Dustin Moskovitz, è un suo compagno di stanza. Lui gli cede il 5% della società e gli affida il compito più delicato, la programmazione necessaria per portare The Facebook al di fuori di Harvard. Dopo 1 mese, Yale, Stanford, Columbia University sono online, gli utenti diventano 10.000, c'è bisogno di allargare la squadra, viene richiamato Adam D'Angelo, il vecchio amico di Synapse Media Player. Un altro mese e gli utenti sono 30.000. Naturalmente questo successo aumenta anche le sfide, le difficoltà a cui bisogna rispondere. La stampa inizia a interessarsi a The Facebook. C'è bisogno ancora del people management, assegnare ad ogni ruolo la persona migliore per svolgerlo. Lui coinvolge un altro compagno di stanza, Chris Hughes, che diventerà il portavoce ufficiale di The Facebook. Giusto per chiarirci sulla sua abilità di scegliere i collaboratori, Chris Hughes, che in questo momento della nostra storia è uno studente di Harvard, 4 anni dopo, nel 2008, diventerà responsabile per la comunicazione online della corsa alla presidenza degli Stati Uniti di Barack Obama. Naturalmente però aumentano le sfide, aumentano i successi, aumentano le difficoltà e di questo periodo la causa legale che i gemelli Tyler e Cameron Winklevoss e Divya Narendra intentano nei confronti di Zuckerberg, accusandolo di aver copiato The Facebook dal loro Harvard Connection, la causa legale raccontata nel film The Social Network. A questo punto però il successo di The Facebook è inarrestabile, gli utenti continuano ad aumentare settimana dopo settimana, c'è bisogno di investire di più, c'è bisogno di dedicarsi interamente alla sua creatura, il che vuol dire per i 3 ragazzi abbandonare l'università. Ora, prima di qualsiasi eventuale ripensamento, nell'estate del 2004 Zuckerberg affitta una villa in California per avere un posto isolato dove poter continuare a programmare con calma e senza interferenze. Il problema è che Moskovitz e D'Angelo vorrebbero proseguire l'università. Zuckerberg non solo li convince a seguirlo, ma li convince ad accettare un ritmo e un'organizzazione di lavoro praticamente da caserma, senza però dimenticare che sono dei ragazzi di 20 anni in una villa in California, quindi un po' tocca anche divertirsi, ma people management è anche questo. No? Saper coinvolgere le persone, saperle motivare, valorizzare, organizzare, ma condividere con loro anche le soddisfazioni e il divertimento. Il pane e le rose.
Certo, non gli riesce di convincere proprio tutti. Infatti, il socio degli inizi, Edoardo Saverin, decide di andare dalla parte opposta d'America, per la precisione a New York. Lui va nella Grande Mela nel tentativo di far avvicinare a The Facebook alcuni grossi inserzionisti che potessero porre un freno alla costante perdita di denaro investito. Una mossa a suo modo sensata, ma che a Zuckerberg non piace neanche un po'. Per Mark il gruppo di lavoro è prioritario e poi a lui non piaceva l'idea di riempire il sito di banner pubblicitari o di perdere tempo andando a bussare alle porte di grandi inserzionisti. Per contro, lui invece mette in piedi un meccanismo di raccolta locale dei fondi pubblicitari. In pratica vende degli spazi pubblicitari a degli studenti, dedicati agli studenti dello stesso Ateneo, a $15 al giorno. Certo, questo sistema di raccolta pubblicitaria non riesce a garantire gli introiti dei grandi inserzionisti nazionali, ma ha un vantaggio che si rivelerà decisivo nel lungo periodo. Garantisce la costruzione di un rapporto di fiducia tra il social network e i suoi utenti. Inoltre, garantisce anche ai ragazzi la libertà di programmare come meglio credono, senza interferenze dall'esterno, senza indicazioni. Dall'altra parte, però, ha un grande rischio, un grande limite. Con questo modello economico, il sito, oltre un certo limite, non sarebbe cresciuto. È qui, in questo momento esatto della storia, che Zuckerberg incontra qualcuno che cambierà per sempre la storia di The Facebook e quindi anche un po' la nostra. Qualcuno che lui chiama The Big Eye Opener, il grande spalancatore di occhi. Questo qualcuno si chiama Sean Parker. Sean Parker è un giovane programmatore molto attivo, un grande talento della Silicon Valley, per alcuni un genio. Parker è uno che a 20 anni ha contribuito a creare e a portare al successo Napster, una piattaforma libera e gratuita di condivisione di file musicali che le grandi etichette discografiche americane hanno prima attaccato per violazione del copyright e poi costretto a chiudere. Un talento sicuramente, però anche un personaggio scomodo, difficile da gestire. Se pensate che Zuckerberg lo incontra a 24 anni e Parker è fuori da tutte le società che ha contribuito a creare e a portare al successo. Ora però, se Zuckerberg ha messo insieme gli ingredienti, Parker vede la traiettoria. È Parker a convincere Mark a lasciare definitivamente l'università e a dedicarsi a tempo pieno alla sua creatura. È Parker a trasformare quello che nasce come un gioco fra studenti del college in una società vera e propria, strutturata in modo da resistere agli attacchi dall'esterno. È Parker a semplificare la procedura di acquisizione dei contatti. È Parker a implementare il look minimalista del sito. Ed è sempre Parker a cambiare il nome del sito. Basta con quel The Facebook che sa ancora di elenco universitario. Il sito si sarebbe chiamato semplicemente Facebook. Questo perché lui intuisce che la forza di un social network sta nella sua capacità di attirare un numero di utenti mai visto fino a quel momento. Infatti, dalla loro collaborazione, Facebook raggiunge oltre 70 università americane e poco dopo cade anche quel confine virtuale che c'era fra un college e l'altro, tutti in contatto con tutti, e l'esperimento funziona. Ora, da grande esperto di people management qual è Zuckerberg, lui nomina subito Parker presidente di Facebook e gli cede il 7% della società. Il problema però è questo, che in questo momento la società è in perdita. Non esiste un vero e proprio business plan, i ricavi pubblicitari coprono a malapena i costi e soprattutto gli sforzi che Saverin sta facendo a New York si stanno rivelando sterili. Sembra che ogni conquista che Mark raggiunge ponga delle decisioni più difficili da prendere. E lui, come sempre, rilancia. Fuori Saverin e dentro Parker.
È in questo momento della storia che Parker crea una nuova società commerciale con sede nel Delaware, una sorta di piccolo paradiso fiscale americano, e a questa società Zuckerberg e Moskowitz cedono tutte le loro quote. Con questa mossa Saverin rimane, sì, all'interno della società, ma il suo peso è destinato a ridursi drammaticamente con l'ingresso di nuovi investitori e di nuovi soci. E lui che fa? Si infuria. Si infuria e blocca il conto della società che lui stesso aveva aperto. Ora, questo è uno dei momenti più delicati, più drammatici della vita di Facebook. È a un bivio. Da un lato è in continua crescita di utenti e non può frenare la sua corsa proprio in questo momento, ma dall'altro l'assenza di fondi rischia di affossarlo definitivamente. E Mark che fa? Questo ragazzo, questo che oggi è uno degli uomini più ricchi del mondo, un bel giorno si presenta dai suoi genitori e gli dice, scusate, non è che vi avanzano per caso 75.000 dollari tante volte per un progetto che sto facendo con degli amici? Esatto. Mark Zuckerberg chiede i soldi a mamma e papà. Mamma e papà glieli danno, ma ovviamente questa è una soluzione temporanea che non può bastare, tanto più che la causa legale intentata dai gemelli Winklevoss e di Via Narendra rischia di screditare Facebook agli occhi degli investitori. Ma ancora una volta, people management. Ancora una volta, la sua abilità nello scegliere i collaboratori si rivela vincente. Perché se era stato Parker a creare la spaccatura col suo ex socio Saverin che rischiava di affondare Facebook, e ancora una volta Parker a trovare una via d'uscita. Infatti, grazie alle sue conoscenze all'interno della Silicon Valley, riesce a far avvicinare e appassionare al progetto uno degli investitori più importanti e più influenti della Silicon Valley, Peter Thiel. Ora, probabilmente a molti di voi questo nome non dirà nulla, ma se io vi dicessi che è il cofondatore di PayPal, ecco, Peter Thiel crede, come i due ragazzi, che la forza di un social network non sia nella sua capacità di monetizzazione immediata, quanto nella sua capacità di attrarre un numero di utenti mai visto fino a quel momento. Ci crede così tanto che investe 500.000 dollari e accetta una valutazione finale di 5 milioni di dollari per una società che era in perdita. Detto tra parentesi, quelle sue azioni oggi valgono miliardi. Nello stesso periodo c'è un altro grande investitore che investe, seppure in forma minore, in Facebook, Reid Hoffman. Anche qui un nome forse poco conosciuto, ma se vi dico che è il cofondatore di LinkedIn, ecco, grazie all'investimento, ma soprattutto grazie all'interessamento di questi due grandi personaggi, Facebook, tra i social network, è già in autostrada. Ora, la nostra storia è iniziata il 4 febbraio del 2004. Siamo a settembre del 2004. Sono passati 8 mesi. Siamo passati dai 3.000 utenti iniziali di quel paesino che era Harvard ai 400.000 utenti attuali. Nel frattempo Facebook si è evoluto, si è modificato, si è migliorato. Adesso, per esempio, è possibile scrivere sulla pagina di un amico in uno spazio chiamato bacheca, oppure si possono creare dei gruppi intorno a interessi specifici, insomma il sito diventa interattivo, ma si crea un ciclo che va sempre più veloce, perché nuove funzioni attirano nuovi utenti aumentano il traffico, l'aumento del traffico richiede nuovi server richiedono nuovi investimenti, che danno luogo a nuove migliorie e così via, sempre più veloce, ed è per questo motivo che Zuckerberg si convince a valutare l'idea di investimenti dall'esterno. In realtà, fin dall'inizio, parecchie società avevano cominciato a fare delle offerte per comprare Facebook. Nel 2005 ci prova Viacom, offre 75 milioni di dollari. Nel 2006 ci prova Yahoo, 1 miliardo di dollari. Nel 2007 si presenta Microsoft, 15 miliardi di dollari. Zuckerberg le rifiuta tutte. Però fin dall'inizio
Lui incontra più di 40 fra uomini d'affari, personaggi influenti all'interno della Silicon Valley, incuriosito e attratto dal mondo della business technology, dal quale però non si lascia mai avvinghiare. Alla fine finisce per accettare l'offerta della Axel, che offre 12 milioni e mezzo di dollari con una valutazione finale di 98 milioni di dollari per una società che era ancora in perdita. In questo investimento è incluso anche l'accordo per cui Jim Breyer della Axel entra nel consiglio di amministrazione di Facebook. Ma per uno che entra c'è uno che esce. Chi è? Parker. Sì, perché vi ricordate che vi avevo detto era un personaggio un po' ingestibile? Ecco, viene quasi arrestato durante una retata ad una festa dove scorrono fiumi di birra e circola un po' troppa polvere bianca nell'aria. Lui in quel momento è il presidente, il volto pubblico di The Facebook, quindi non può che rassegnare le sue dimissioni, anche se mantiene tutte le sue quote all'interno della società. Il suo seggio viene rilevato da Zuckerberg, che così si ritrova a controllare 3 seggi su 5. Questo però è un altro momento delicato della vita di Facebook. Zuckerberg reagisce come suo solito, rilancia. Insieme ai suoi investitori decide che è arrivato il momento di potenziare ancora di più il sito e quindi cala il jolly. Apre il sito agli studenti del liceo, con un'età minima fissata ai 13 anni e che comunque in ogni caso non avrebbero potuto entrare in contatto con gli studenti del college. Ma questo muro virtuale resiste meno di un anno, perché nell'aprile 2006 cade, dopo che più di 1 milione di studenti del liceo si sono iscritti al sito. Caduto questo muro virtuale, arriva il momento della consacrazione, e cioè l'apertura a tutti. Facebook diventa veramente interattivo. A quel punto il sito già permette di interagire, ma lui approva un'altra innovazione tecnologica che farà in modo che il 70% degli utenti ci torni tutti i giorni. La possibilità di caricare un numero illimitato di foto al posto dell'unica foto statica sul profilo che era possibile fino a quel momento. E poi arrivano i tag sulle foto. Il momento della consacrazione arriva il 26 settembre del 2006, quando Facebook apre a tutti, apre al mondo. Chiunque può connettersi. Lo sai, Andrea, che cos'è una curva di crescita? No, bravo, suona il sax. Una curva di crescita è fondamentalmente un grafico che ci mostra come cresce un'azienda durante il corso degli anni. È questo. Ora, questa rossa è Google, vedete? Sembra l'inizio di un sentiero di montagna. Piano piano si va sempre più su, poi si riscende. Questa gialla è Amazon, più o meno la stessa cosa. Questa blu è Facebook. Prima quasi niente, poi all'improvviso, boom, un decollo verticale come un razzo che parte per lo spazio e fa il vuoto intorno a sé. 50.000 nuovi utenti al giorno. Oggi con 2 miliardi di iscritti, Facebook è più influente di qualsiasi religione. Parla 70 lingue diverse e ha un valore di 500 miliardi di dollari. Non è mancato ovviamente chi ha provato a sfidarlo nel tempo, ma chi lo ha sfidato ha perso, anche se si chiamava Google Plus, anche perché nel frattempo Facebook ha continuato a evolversi, a cambiare. Nel 2008 ha inserito le chat per parlare in tempo reale con i propri contatti, nel 2011 ha inserito il tasto Mi piace, forse il tasto più famoso del web. E poi ha cominciato con le acquisizioni. 57 per l'esattezza fino a questo momento, 57 società acquisite. Ve ne mostro due giusto per darvi il tenore di queste acquisizioni. WhatsApp e Instagram. Il primo rilevato nel 2012 per 1 miliardo di dollari, il secondo rilevato nel 2014 per 19 miliardi di dollari. La domanda che noi ci siamo posti è: perché? Forse per attirare nuovi talenti, nuovi cervelli, geni che lavoravano all'interno di queste società?
Ma a quel punto non sarebbe stato più pratico assumerle direttamente, tanto più che Facebook è uno dei posti di lavoro più ambiti al mondo? Oppure forse l'ha fatto per implementare nuove funzioni all'interno del sito? Ma a questo punto la cosa diventa ancora più paradossale. Perché spendere 19 miliardi di dollari per acquistare Instagram quando avrebbero potuto realizzare gli stessi filtri, anzi forse migliori, spendendo meno di $1 milione? La risposta è perché noi siamo abitudinari. E questo Zuckerberg lo sa. Perché noi, finché Facebook funzionerà così bene, non andremo mai a scegliere un altro social network, capire come funziona, acquisire i contatti, convincere gli amici a venire. Non lo faremo mai e lui lo sa. Per questo motivo ha lasciato WhatsApp e Instagram esattamente così come sono, esattamente come li ha trovati e come noi li conosciamo. Puntini di una galassia, di un disegno più grande, di cui anche Facebook adesso fa parte. Sto parlando da 40 minuti circa. Siete ancora vivi tutti? Più o meno ci siete. Andrea, ci sei? Okay. Bastava un sì per dimostrare siete vivi, vi vedo muovervi, siete vivi. Ora, durante questi 40 minuti, in ognuno di questi 40 minuti, sono stati condivisi più di 2 milioni di contenuti su Facebook, più di 370.000 immagini su WhatsApp. Su WhatsApp, su qualcosa che lui nemmeno ha creato. Lui ha semplicemente messo insieme i pezzi. Allora, questa storia ci insegna che il genio, il talento, l'innovazione non sono tanto nello scoprire qualcosa che prima non c'era, ma nel saper reinventare qualcosa che c'era già, che era sotto gli occhi di tutti. Una volta, durante un'intervista gli hanno chiesto se lui ritenesse che Facebook fosse fico, fosse cool. Lui ha risposto, no, Facebook non è fico. L'energia elettrica lo fu quando venne scoperta, ma la domanda che vi faccio io è questa. Voi oggi spegnereste la luce soltanto perché non è più cool? Io non volevo creare qualcosa di fico. Io volevo creare qualcosa di utile. Sicuramente ha creato qualcosa che ci ha cambiato profondamente. Ha creato il nostro modo di relazionarci agli altri, ha cambiato le nostre relazioni affettivo-sentimentali, ha cambiato il nostro umore. Sono stati condotti degli esperimenti mostrando a degli utenti delle immagini brutte o belle, delle notizie buone o cattive, è stato dimostrato che si può influenzare in maniera prevedibile l'umore degli utenti. E qui la domanda si fa più inquietante. Che cos'altro può influenzare un forziere che contiene più di 2 miliardi di profili con i loro dettagli, i loro contenuti? Ma la domanda va rivolta anche al contrario. Come possono questi 2 miliardi di profili influenzare questo forziere? Eh sì, perché se Zuckerberg vuole tenerci a casa sua ancora per tanto tempo e vuole che stiamo contenti, dovrà risolvere alcuni dei problemi che noi stessi gli abbiamo creato. Problemi legati alla privacy, al copyright, alla violenza sui social network, alle fake news. Ecco, prendiamo le bufale. Ora, una bufala detta con gli amici del 37 al bar rimane nelle quattro mura del bar. Ma una bufala messa su una piattaforma capace di condividerla istantaneamente con 2 miliardi di persone, comincia a essere un affare un po' diverso. Qualche esperto pensa che potrebbero persino venire influenzate le elezioni nei paesi sovrani, se non è stato ancora fatto. Insomma, tutto sembra dirgli, Mark, attenzione, perché Frankenstein si sta alzando dal lettino e appare un pelino nervoso. Certo, scenari futuri, ma ai quali Zuckerberg dovrà dare una risposta ora, nel presente, in questo presente che sembra avere saldamente nelle sue mani. L'anno scorso è tornato ad Harvard, 13 anni dopo aver inventato in quelle stanze Facebook, ed è tornato per prendere quella laurea che non era riuscito a prendere all'epoca. Per l'occasione ha tenuto un discorso agli studenti dell'università. Ha esordito così. Ragazzi, se riuscirò a portare a termine questo discorso oggi,
sarà la prima cosa che riesco a portare a termine ad Harvard. Poi ha continuato parlando ovviamente dell'importanza per ognuno di cercare la propria strada nella vita, ma ha concluso dicendo: ragazzi, la cosa più importante non è che ognuno di voi possa trovare la propria strada. La sfida della nostra generazione è quella di creare un mondo in cui tutti possano trovare la propria strada. Francesco Pompilio e Andrea Fusacchia. E ci vediamo domani. Domani, per chi vuole venire, abbiamo la storia di Amazon e si concluderà questa esperienza. E vedremo qual è il sogno anche di domani. Grazie veramente della partecipazione.